è siciliano di origine, trapiantato in Svizzera ancora giovanissimo, dove studia e si specializza in fotografia. Alfio Sacco, l'artista a cui il Polo Museale di Gualdo Tadino dedica presso la Rocca Flea una personale visitabile fino al 2 settembre. Slow Motion, il titolo che si basa sulla tecnica nota alla cinematografia di rappresentare soggetti in movimento, rallentandone i movimenti stessi. Applicata alla foto grazie ad un'intuizione di Sacco, sperimentata per la prima volta a Bologna nel 2006, restituisce all'osservatore ritratti di persone e cose in un movimento fluido. Io ero a Bologna, avevo piovuto, e sotto i portici è uscito il sole e per terra c'è stato un rispecchio bellissimo. Davanti a me camminava una donna con le gambe nude, con un abito blu, e ondeggiando. E col pavimento dorato io ci sono andato dietro e l'ho colta in movimento. Questa è stata la prima foto di questa serie di movimenti o di slow motion che poi nel tempo ho fatto sempre più. E questi sono movimenti di tutto, della camera, del fotografo, della gente, tutto è in movimento, con un'apertura focale grande e un tempo anche molto lungo. Dopo i saluti del primo cittadino, Massimiliano Presciutti ha presentato la mostra a Katia Monacelli, direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino. Particolarmente suggestivo l'omaggio all'artista con la lettura di poesie di Isabella Acciari, interpretate da Mario Fioriti. A seguire, la visita della mostra fotografica e la performance di body art in cui ha posato Tiziana Spigarelli. L'arte contemporanea alla Rocca Flea con Slow Motion, un grande fotografo di Zurigo, Alfio Sacco, che arriva a raccontarci tante storie urbane con una tecnica particolare, lo slow motion conosciuto più nel cinema. In realtà è un modo di rallentare le fotografie per far apparire un movimento. Incredibile il rapporto con le mura antiche della Rocca, e siamo sicuri che ad agosto tante le persone verranno a visitare questa incredibile mostra.